Più o meno molto delle autonomie, dei movimenti, dei soggetti politici, e quindi credo che questa esperienza deve essere riconosciuta nella sua totale autonomia. Diciamo, uno dei soldi dei movimenti psichiatrici alternativi degli anni 70 era proprio quello che le strutture che in qualche modo avevano messo queste persone che avevano ospitato pazienti psichiatrici, come per esempio il Raggio Bianco, no? Che è un ospedale che si trova a Capo di Lino, potessero essere restituiti alla popolazione. Cioè l'amministrazione non vive, secondo me, né condizionare né pensare di avere un percorso che sia uguale o identico. Penso che però lavori che partono da punti di partenza si possono avere delle interessanti convergenze. Da giovedì della prossima settimana verrà aperto uno sportello che permetterà a tutte le persone che hanno sentito acquisti all'interno dei servizi di anestesia, all'interno delle strutture sanitarie, di poter venire a denunciare. Io per esempio ho guardato un vantaggio rappresentato le istituzioni di in alcuni casi in Cile. In altri casi ho avuto lo svantaggio di trovare di fronte una serie di ostacoli che rallentano, per esempio, molto le azioni. Voi con la soggettività politica con cui vi siete posti avete sicuramente, lo dicevate voi prima, ampliato, accorciato i tempi del passaggio. Il caso di Mastro Giovanni, che forse è l'unico che voi conoscete, perché c'è stato l'accanimento e il desiderio di essere venuto da alcuni parenti e da un genitore calzerano, il quale ha voluto con molta forza che questo caso non fosse venuto. Questo è un caso che è l'unico caso forse in Italia in cui i psichiatri, tutti i colleghi, sono stati condannati per la morte di un paziente che è stato contenuto per 90 ore. Allora noi abbiamo innanzitutto chiesto a Romano di avere un'economia quest'area, questa struttura, il demanio ce la concede. Abbiamo avuto anche il parere proprio, credo, 7-8 giorni fa, magari se dopo volete anche ascoltare l'assessore, sarà più preciso, il parere della sovrintendenza favorevole. Aspettiamo l'ultimo passaggio del parere del Ministero di Cultura. E noi come amministrazione, io come sindaco, siamo assolutamente contrari e ci opporremo e denunceremo ogni operazione della scuola di un'amministrazione. Quindi all'interno dell'ex OPG, potrebbe rappresentare la sede di questo osservatorio della salute mentale. Il luogo di cura è un luogo dove tutti lavorano a tutti costruire una salute comune. Ovviamente faccio il mio complimento con quello che può valere la mia posizione istituzionale, è stata sin dall'inizio di sostegno a questa esperienza nella mia autonomia, che la mia non ci sarà mai il tentativo condizionare le persone movimenti autonomi collettivi della nostra città che devono rimanere autonomi, perché con autonomia e confronto e rispetto reciproco, secondo me noi facciamo crescere, tra virgolette, per me almeno facciamo crescere la collettività e la comunità della nostra. Ho pagato ieri 2 ore che si può dire qua. Ma da sì, ma no! Usciamo, faccio da sì!